Ehi, bentornati! Ci sono novità sulle vicende che riguardano Navalny, il noto oppositore del governo russo di cui si era tanto parlato la scorsa estate in quanto vittima di un tentativo di omicidio. Vi ricorderete l'inchiesta giornalistica guidata dal collettivo Bellingcat che aveva dimostrato come esistessero evidenti prove di un collegamento tra questo tentato omicidio, avvenuto attraverso l'agente Nervino Novichok, e il governo russo che ne era stato il mandante, con addirittura la conferma di questa ricostruzione da parte di un operatore dei servizi segreti russi, raggiunto telefonicamente da Navalny, che si era finto una figura apicale dei servizi. Ovviamente si parla di accuse rifiutate interamente da Mosca, che ha parlato di quest'ultime come di falsi, beh, insomma. Sono prese di posizione abbastanza scontate che normalmente farebbero in modo che la persona oggetto del tentativo di omicidio se ne rimanesse relativamente al sicuro dov'era, in Germania. Dico relativamente perché abbiamo scoperto negli anni scorsi che il governo russo fa come vuole anche all'estero, però comunque a prescindere, meglio Berlino che Mosca. E invece, come annunciato sui social giorni fa, Alexei Navalny è tornato a Mosca ieri sera verso le 9, raggiungendo il controllo passaporti davanti agli occhi e alle telecamere di diversi giornalisti, che lo avevano persino seguito sull'aereo e hanno catturato anche gli ultimi momenti nei quali saluta la moglie, che dovrebbero un po' far capire in che tipo di situazione psicologica debbano trovarsi entrambi. Inizialmente il volo avrebbe dovuto atterrare all'aeroporto internazionale di Vnukovo, che si trova qui, alla periferia sud-ovest di Mosca, ma nell'apprendere la notizia diversi sostenitori e giornalisti si erano recati agli arrivi, chi per festeggiare, chi per testimoniare il ritorno di Navalny, celebrazione che però non è stata gradita alle autorità, che non solo hanno impedito ad alcuni manifestanti di recarsi all'aeroporto, quindi bloccandoli nella capitale, ma hanno anche eseguito tutta una serie di arresti, per un totale di 53 persone arrestate solo in aeroporto. Peraltro in pieno stile democratico, con scene di gente trascinata e caricata su camionette in maniera più o meno indiscriminata. Siccome viviamo in un mondo barzelletta, comunque, dal suo account ufficiale Twitter, l'aeroporto di Vnukovo ha risposto a chi faceva ironia sul povero social media manager che si sarebbe dovuto sobbarcare due giorni difficili. E ha risposto che loro fossero pronti, come pronta era stata l'Unione Sovietica, all'invasione dell'aviazione tedesca nel 1941. Giusto così, per mantenere alti gli spiriti e cercare di sdrammatizzare. Comunque, in realtà, l'aereo a Vnukovo non c'è mai arrivato, è stato poi deviato a Sheremetyevo, un altro aeroporto a nord della capitale, probabilmente in risposta alle tensioni, quindi per evitare problemi. Dopo essere atterrato, e pochi minuti prima del suo arresto, Navalny è però riuscito a rilasciare un'intervista ai giornalisti, dichiarandosi felice di essere tornato, che il suo rientro non fosse mai stato messo in dubbio, di non avere paura e di essere convinto che le accuse mosse nei suoi confronti siano false. Perché il punto è qui. Come mai Navalny è stato arrestato? Il Servizio Penitenziario Federale ha attribuito le cause ufficiali dell'arresto alla violazione dell'obbligo di firma a cui Navalny era sottoposto due volte al mese, essendo di fatto agli arresti domiciliari per un'accusa per reati finanziari risalente al 2014. Quella sentenza, che era stata dichiarata illegittima dalla Corte Europea per i Diritti Umani, era stata poi sospesa a seguito di diffuse proteste di piazza, ma Navalny rimaneva sottoposto all'obbligo di firma. Ma essendo stato in Germania per farsi curare, non si è ovviamente potuto sottoporre al controllo delle autorità, e il suo arresto era quindi stato annunciato già giorni addietro, con però il suo avvocato, Vadim Kozhev, che ci ha tenuto a precisare che questo arresto non possa protrarsi per oltre 48 ore. Anche se ora lo vediamo e tutti gli osservatori esperti sui giornali internazionali già dicevano non fosse così scontato che le cose andassero necessariamente così. Anche per i soliti giochini che abbiamo visto accadere altre volte. La portavoce dell'attivista, Kira Yarmish, già ieri evidenziava tramite Twitter come il governo abbia impedito a Navalny di consultarsi col suo avvocato attraverso una serie di scuse, chiedendosi cosa si sarebbero inventati il giorno dopo. E infatti, il giorno dopo, le curiosità non sono finite. Già nelle prime ore di stamattina, infatti, è emersa una certa fretta da parte delle autorità russe nel voler portare la questione a una conclusione, con il processo iniziato immediatamente e nella stessa stazione di polizia di Mosca. Addirittura i giornali hanno riferito le lamentele degli avvocati di Navalny, che avrebbero ricevuto la notifica dell'inizio del processo pochi minuti prima che questo avvenisse, senza che fosse permesso loro di approfondire la questione e senza nemmeno aver parlato con il proprio cliente. L'intraquestione è stata quindi definita come una farsa totale, che fa saltare persino la presunzione di imparzialità e correttezza burocratica, dietro a cui in genere si nascondono scelte politiche arbitrarie che arrivano dal governo. Il risultato è stato, neanche a dirlo, una prima condanna a 30 giorni di reclusione in vista di un ulteriore procedimento.
Vista la violazione dell'obbligo di firma, infatti, il Servizio Penitenziario Federale ha richiesto che la Corte modifichi gli arresti domiciliari in detenzione vera e propria. Se la Corte dovesse accettare, di fronte a Navalny si prospettano 3 anni e mezzo di carcere. Quindi, ultima domanda. Perché? Perché l'ha fatto? Se sapeva che sarebbe andata così. Perché l'ha fatto? Il metodo è questo. Non ho intenzione di stare qui a difendere la figura di Navalny, che, come quella di ogni essere umano in vista, può essere tranquillamente dissezionata per trovarci dentro qualsiasi cosa, ed è esattamente quello che succede. Ognuno ci tira fuori quello che vuole e lo considera o un eroe, o un pazzo, o comunque uno che non è un santo nemmeno lui, i discorsi sempre quelli sono. Una figura trasversalmente amata non esiste. Per questo la carta dell'eroe nemmeno me la gioco, anche se il coraggio di Navalny è a questo punto innegabile e possiamo dire che solo l'essere tornato lì lo rende un individuo fuori dal comune. La maggior parte delle persone queste cose non le fa. E questo già dovrebbe darci il primo elemento di analisi. Non giudichiamo un individuo che di lavoro rompe le scatole a uno dei tiranni più potenti del mondo con il metodo di giudizio che usiamo per qualsiasi altro essere umano, perché è evidente, se non avesse voluto avere problemi, avrebbe scelto un altro mestiere. Detto questo, le speculazioni sono moltissime e di ogni colore. E, tra tutte queste, la volontà di capitalizzare su un momento mediaticamente favorevole è abbastanza comune, una di quelle date come vincenti. Le attenzioni dell'opinione pubblica non durano infatti per sempre, e più ci si allontana dal tentato omicidio, più le persone tendono a dimenticare. Considerato che dalla sua Navalny ha solo quello, infatti ha basato la sua intera storia politica e di attivismo facendo video di denuncia e cercando di mobilitare la gente in questo modo, la sua scelta ha senso, batti il ferro finché è caldo, anche se non sai come le cose si metteranno, perché questo è un altro degli elementi che ogni tanto sfuggono. In politica non sono tutti maestri di scacchi che prevedono 50 mosse avanti. Questo vale per Navalny come vale per Renzi, che ha una crisi di governo che gli sta scoppiando in faccia. Ti prendi dei rischi, più o meno grandi, e speri in un risultato positivo, che però non è garantito. Al massimo, ti muovi quando percepisci un contesto favorevole. E in questo caso, di Navalny, il contesto favorevole è il cambio di leadership americana. L'amministrazione entrante americana ha subito condannato l'accaduto attraverso un tweet di Jake Sullivan, consigliere di Biden per la sicurezza nazionale, e anche l'attuale segretario di Stato Mike Pompeo l'ha fatto, ha parlato dell'ennesimo arresto illegittimo. Persino l'ex tecnico della CIA, Edward Snowden, che in questo momento è in Russia, ha descritto l'accaduto come una ripetizione degli errori compiuti in tempo sovietico, e a queste condanne ne sono seguite molte altre anche in campo europeo, come quelle della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio, Charles Michel, e il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, tutti a dichiarare congiuntamente la detenzione come inaccettabile contro gli impegni internazionali da parte del governo russo. Ma il punto è, servirà qualcosa? Di nuovo, non facciamo i novelli Kasparov, nessuno gioca a scacchi. Se infatti c'è chi sta facendo notare come le sanzioni abbiano pesato sull'economia russa, questo potrebbe aver infastidito gli oligarchi che sostengono Putin, che a sua volta è un po' in difficoltà con i consensi secondo questa o quell'analisi, e che quindi Navalny sa che Putin non può permettersi nuove sanzioni. Ve lo dico, sono tutte ricostruzioni un po' così. Già in passato abbiamo visto come il governo di Putin sia uscito sostanzialmente indenne a qualsiasi cosa. Invasione di altre nazioni, intimidazioni, arresti sommari, persino agli omicidi di Stato effettuati in Europa. Sinora nulla è stato in grado di dissuadere Putin dal fare quello che ha voluto fare, e sinceramente mi fa strano immaginare che proprio questa sia la goccia che fa traboccare il vaso. Con ottima probabilità Navalny sarà quindi processato, condannato, messo in carcere, e siccome l'indignazione occidentale dura il tempo di uno starnuto, è anche possibile che ci si dimentichi velocemente di lui e che queste ferme condanne cadano un po' nel vuoto. A meno che, di nuovo, non siano gli Stati Uniti a guidare un comportamento diverso e più aggressivo. Perché gira e rigira dipende dalla nuova amministrazione americana. Probabilmente segno del fatto che questi 4 anni in cui l'Europa si sarebbe dovuta emancipare dalla guida statunitense non siano stati abbastanza perché questo potesse avvenire. Quindi, l'abbiamo detto, sulle spalle della nuova amministrazione americana c'è tutto un mondo da ricostruire, e ormai ci siamo. Il momento in cui il presidente e la First Lady escono dalla Casa Bianca, salgono su un elicottero e sanciscono il loro addio, e quello in cui il presidente eletto Joe Biden diventa il 46esimo presidente degli Stati Uniti, è quasi arrivato, ci siamo, succederà tra 2 giorni, e di fronte a sé Biden troverà un'America molto diversa da quella che Trump ha ereditato da Obama. Sono passati solo 4 anni, sembrano
4 secoli. A proposito di gatte da pelare per la nuova amministrazione, stavolta ce ne sono peraltro moltissime interne agli stessi Stati Uniti, comprese le frange di rivoltosi o complottisti che abbiamo scoperto essere presenti, improvvisamente abbiamo scoperto essere presenti, nell'elettorato principalmente repubblicano. Nel weekend il Washington Post ha pubblicato un video con tanto di mappa del Campidoglio che ricostruisce i movimenti dei manifestanti che il 6 gennaio scorso hanno assaltato il Congresso, proprio mentre sia il Senato che la Camera erano riuniti nelle rispettive aule per la nomina ufficiale di Biden quale successore di Trump. Ve lo preannuncio, quello fatto è un lavorone, perché il Washington Post, oltre alle testimonianze dei parlamentari e l'analisi di ogni tipo di informazione disponibile, si è avvalso di un algoritmo di riconoscimento facciale al quale ha sottoposto tutti i video disponibili, finendo per stimare che all'interno del palazzo, nel momento peggiore, fossero presenti almeno 300 persone, aggiungendo che la stima è fatta per difetto e che con ogni probabilità fossero più di così. Le ricostruzioni sono interessantissime per farsi un'idea di cosa realmente sia accaduto, specie a fronte dell'idea sbagliata che sia stata una semplice manifestazione o una protesta disordinata simile a quella di Black Lives Matter per la morte di George Floyd. L'elemento principale è ad esempio che i manifestanti, soltanto grazie alla capacità di alcuni agenti e a un po' di fortuna, non siano riusciti a raggiungere nessuno dei politici, finendo per aggirarsi tra corridoi, uffici e infine l'aula del Senato completamente deserte, con due casi che saltano particolarmente all'occhio. Il primo caso è il momento, largamente ripreso e divenuto virale, in cui un poliziotto, Eugene Goodman, fronteggia da solo la folla che sale al primo piano, luogo in cui tutti quanti i parlamentari erano ancora radunati. Goodman è infatti immortalato mentre con il linguaggio del corpo attira la folla verso una particolare zona, chiedendo supporto via radio nel frattempo, e veniamo ora a scoprire che se invece la folla si fosse diretta da quest'altra parte, sarebbe effettivamente finita a cospetto dei politici, con tutto quello che sarebbe potuto succedere, di quello parliamo tra un attimo. Il secondo momento è ancora più drammatico ed è quello della morte di Ashley Babbitt, la sostenitrice di Trump colpita dal fuoco della polizia, la cui dinamica è adesso molto più chiara. Babbitt era infatti assieme a un gruppo che era riuscito a raggiungere i deputati che venivano allontanati dall'aula, per ragioni di sicurezza ovviamente, e a un certo punto tra loro e il gruppo c'è soltanto una porta a vetri rinforzata da barricate o tenute con sedie a tavoli. A un certo punto si vedono i manifestanti tentare di sfondare il blocco, distruggere uno dei vetri, e quando Babbitt, incurante del fatto che ci fosse un poliziotto armato di fronte a sé, cerca di entrare nel varco appena creato e raggiungere i deputati, viene raggiunta da un singolo colpo di pistola. Se aveste tempo, io il video me lo recupererei, anche per ascoltare le testimonianze dei politici, ovviamente terrorizzati dall'essere chiusi in una stanza, mentre i manifestanti sfondavano tutto e gridavano cose spaventose. Stiamo venendo a prendervi, dove siete, traditori, e in generale intonavano cori e minacciavano di acchiappare i politici e appenderli al cappio nel patibolo che letteralmente avevano allestito all'esterno. Particolarmente toccante, per quanto mi riguarda, è stata la testimonianza di un deputato del Michigan che racconta di aver chiamato la moglie ed essersi chiesto, mentre la chiamava, se quello fosse quel momento nel quale l'aereo sta andando giù, il palazzo in fiamme, e tu chiami la persona più cara per dirle addio. Non è l'unico filmato emerso nel weekend, comunque. Il New Yorker, che è uno dei settimanali più famosi in assoluto, ha pubblicato un video rimasto sinora inedito, girato con il telefono da un suo giornalista, Luke Modelson, che si è in un certo modo finto parte dei fanatici e quindi in due occasioni è stato parte della massa di persone che ha sfondato gli ingressi, restituendo con i suoi video un'immagine molto chiara di ciò che è accaduto all'interno. Ad esempio, le immagini mostrano come il discorso che si era fatto nei confronti della polizia, in un certo senso connivente, che apre i cancelli ai manifestanti, regga sino a un certo punto e in molti casi gli agenti abbiano cercato di fare buon viso a cattivo gioco nei confronti di una situazione oggettivamente ingestibile. Le parti interessanti sono però altre, secondo me, riassumibili in due macro aree: la responsabilità dell'accaduto e come all'interno della protesta, e già lo sapevamo, ci fossero personalità molto diverse tra loro. Negli ultimi giorni, i procuratori federali che stanno indagando sull'attacco hanno detto di avere elementi a sufficienza per ritenere che alcuni dei partecipanti avessero intenzione di sequestrare e addirittura assassinare deputati e senatori che fossero riusciti a raggiungere. Questi stessi procuratori, per intenderci, sono quelli che hanno chiesto giovedì scorso di prolungare la detenzione di Jacob Chansley,
l'uomo che in Italia è stato soprannominato lo sciamano, e che è uno di quelli che si suppone avesse intenzioni violente nei confronti dei membri del congresso. Ora, nei video che abbiamo visto prima, Chainsley è chiaramente riconoscibile, perché oltre al fatto che è un individuo rumoroso, carismatico, pieno di sé, lo si vede anche nei confronti degli altri manifestanti, quando li convince a inginocchiarsi e pregare, ascoltando un suo sermone delirante proprio nell'aula del Senato. È anche la persona che si fa riprendere dopo aver scritto un messaggio a Nancy Pelosi, l'odiata speaker del Senato, in cui per iscritto la minaccia, scrivendole che è solo questione di tempo e che la giustizia sta arrivando. Perché non c'è niente di meglio di qualcuno così avanti che non soltanto fa una cosa illegale, ma si fa riprendere mentre la fa. Tanto che di Chainsley si è detto che potrebbe addirittura avere dei disturbi mentali di qualche natura, proprio in virtù delle cose che dice e dei suoi comportamenti. Però non è l'unica cosa che si vede. Se è vero che all'interno del gruppo vi erano elementi pericolosi, peraltro appartenenti alla polizia, ai vigili del fuoco, ex militari, come l'FBI stesso ha iniziato a scoprire, è anche palese come questi si siano mischiati a persone più comuni, i cui obiettivi erano di semplice manifestazione di dissenso, spinta da alcuni repubblicani e dallo stesso Trump, che è sotto impeachment proprio per aver sobillato una rivolta. Ad un certo punto, nel video in questione, si vedono proprio dei litigi tra chi è lì per mettere in scena un'azione militare o per far casino, o altri che invece, pur essendo dentro Capitol Hill, invitano gli altri a essere rispettosi, ad esempio a non sedersi nel posto di Mike Pence, a non trasmettere il messaggio sbagliato. In mezzo a tutti questi ci sono anche varie figure che frugano tra i banchi, trovano documenti, li fotografano, segno del fatto che fossero più investiti nell'aspetto complottista della vicenda e fossero alla ricerca di prove che incriminerebbero questi traditori. Peraltro, a proposito di questo, di chi è la colpa? A un certo punto un gruppo di manifestanti raggiunge il seggio di Ted Cruz, uno tra i più odiati senatori repubblicani, odiato persino dai suoi stessi colleghi repubblicani. Cruz è uno di quelli che, al pari di Trump, ha sobillato l'elettorato parlando di frodi elettorali e cercando di evitare che dei voti fossero contati tramite delle mozioni in Senato, addirittura spingendosi durante l'assalto a Capitol Hill a mandare dei messaggi ai suoi sostenitori dicendosi alla guida di una battaglia per evitare il conteggio di certi voti e chiedendo loro dei soldi. Una personcina a modo. Comunque i manifestanti raggiungono il suo seggio, vedono che i documenti sono suoi e dicono qualcosa come: Cruz è uno di noi, lui voleva che fossimo qui. Di nuovo segno del fatto che queste persone non sono scese da Marte, come parte dell'establishment repubblicano adesso cerca di inquadrare la questione, quindi le famose mele marce, ma fosse un discorso diverso. In questo l'America è stata un po' il teatro del mondo. Gli avvenimenti del 6 gennaio sono stati il risultato di un lunghissimo percorso politico che ha inquinato i pozzi e danneggiato l'elettorato americano. Ed è interessantissimo vedere come, per spaccare questa linea che separava ciò che forse sarebbe potuto succedere altrove ma mai negli Stati Uniti, è parso esserci voluto un istante. E adesso invece, per ricostruire i perché e i come questo sia avvenuto, sembra necessario molto più tempo. La verità è che, di nuovo, non è stato un istante. Sono stati molti mesi di cattiva politica, di inseguimento dei peggiori, di tolleranza e inazione nei confronti di complottisti e bufalari, lasciati liberi di agire nel nome della libertà di espressione, no? Perché tale, probabilmente anche maggiore, è il risultato di lasciare andare certe cose. Ed è pazzesco, per dire, ve lo ricordate Pizzagate? La teoria del complotto che voleva i Clinton commerciare esseri umani nella cantina di una pizzeria? È una teoria stupida, portata avanti da tantissimi wannabe influencers, intellettuali, roba che è finita in televisione. Ma non è così diversa da QAnon, con la differenza che nel primo caso il Pizzagate non ha ucciso nessuno, il web non era ancora pronto per una mobilitazione di massa, un'organizzazione militare attorno a una cosa del genere, e infatti finissero con un pazzo, con un fucile, che entrò in pizzeria. Mentre in questo caso, 5 persone hanno perso la vita e centinaia di persone sono entrate in Campidoglio. Però la base è la stessa, è un complotto. Sinceramente trovo molto interessante come questo evento traumatico sia stato una sorta di sveglia su cosa stia accadendo nella società. Ma ancora più interessante è il fatto che, quando indaghi su come sia possibile che certe cose stiano avvenendo e segui le linee, arrivi sempre alla stessa gente. Alla casalinga che condivide le cose non verificate, a quello che si apre il blog e spaccia le fake news come informazione indipendente, a quegli altri che annuiscono dicendo di rispettare la pluralità, anzi ammoniscono dai pericoli che i social censurino troppo, ed è sempre così. Ed è come il domino, sono una serie di eventi concatenati che a un certo punto portano a situazioni fuori controllo. È praticamente impossibile far risalire alla prima bufala, alla prima menzogna, alla prima mistificazione. Oh, io sono positivo e sono convinto che le cose possano migliorare e miglioreranno. Magari ci vuole un po' più di tempo
e un po' più di impegno, però ci credo. Era tutto, scappo, grazie per aver guardato. Vi ricordo che lo show è sostenuto da un sistema di abbonamento di community. Andate su breakingitaly.club, voleste saperne di più, e farci contenti contenti. Per il resto, fate i bravi, buon inizio settimana, e dai che domani in Senato si guarda la conta dei voti per la maggioranza. E si vola altissimo. Domani, giorno magico.